una guida, un pontefice, un capitano, sarà Papa Francesco il protagonista assoluto dell'evento che sabato 7 giugno riunirà a Piazza San Pietro il mondo dello sport italiano in occasione del 70° anniversario dalla fondazione del CSI. Lo sport aspettava di incontrare il suo capitano, così lo avete chiamato. Sì, è proprio così, è una convocazione incredibile, bellissima, che riguarda tutte le società sportive di base, quelle di parrocchia, d'oratorio, di quartiere, di periferia, insomma tutti quelli che credono, un grandissimo popolo che crede nello sport come strumento di educazione alla vita. Ricco il programma della giornata che culminerà alle 16.30 con l'arrivo in Piazza San Pietro di Papa Francesco. Dalle 9 del mattino sarà aperto a tutti un vero e proprio villaggio dello sport con campi da volley, basket e calcio a 5. A partire dalle 11 il via ai tornei nelle varie specialità e poi esibizioni, musica, animazione e testimonianze dei campioni del mondo sportivo. Da sportivo quali valori tu personalmente hai portato avanti che più si avvicinano insomma ai valori della Chiesa poi? Ma allora, la mia famiglia mi ha insegnato ad avere rispetto, seguire le regole ed avere disciplina e sono convinto che lo sport evidenzia questo e il messaggio del Papa evidenzia questo, quindi credo che sia un bellissimo connubio. Da atleta come ci si sente, come ci si prepara ad un incontro del genere? È una grande emozione, nonostante ne abbia vissute tante sulle pedane di tutto il mondo, questa sicuramente è particolare. Sono sicura che sarà un'emozione che porteremo tutti nel cuore sempre. E spero che partecipino tantissime società sportive perché è importante che i ragazzi capiscano che lo sport e la fede vanno a braccetto. Attesi nella capitale oltre 50.000 cuori sportivi, ragazzi e ragazze, dirigenti, allenatori, arbitri, animatori, ciascuno con la divisa della propria società sportiva, ciascuno pronto a coronare il sogno di un incontro con il loro mito. Sei pronta ad incontrare Papa Francesco? Sì, sono molto pronta e molto emozionato per scoprire dal vivo se è così di simpatico come sembra quando io lo vedo in TV. Come ti senti? Emozionatissimo e spero che questo giorno mi rimarrà sempre nella mia testa fino a quando non morirò, perché Papa Francesco è un papa eccezionale. Gli dirò ti amo con tutto il mio cuore e ti stimerò per sempre. Mi ricordo ancora una scena che quando ha fatto con la Baba Mobile, è andato in mezzo al pubblico, gli ha fatto il segno dopo ti chiamo. Proprio spettacolare, cioè. Secondo me gli vorrei dire come ha fatto a essere così, cioè a essere veramente quello che è. E poi vorrei fargli sì una foto insieme e magari anche con Ginevra.